Ricordo che dopo i fatti di Rosarno, che misero in fuga tanti braccianti, alcuni di loro, e tra essi lo stesso Mamadou, che oggi ha ispirato il film di Io Capitano, arrivò a Caserta, fu accolto in prima istanza dalla Caritas e poi fu inserito in un circuito di accoglienza diffusa, che è quello del SAI. Oggi tutto questo non sarebbe possibile, proprio perché non abbiamo questi strumenti oggi a Caserta, ed è per questo che vogliamo recuperarli. Qua facevamo gli sportelli, le assemblee, c'erano soprattutto sportelli, diciamo, di ascolto. È stata per tanti anni la sede in cui si gestivano le attività legali del SAI. Noi abbiamo gestito il SAI dal 2007 al 2019 più o meno, poi il SAI è morto anche il SAI. Sono una mamma, mi chiamo Mick Maike. Ah, sono una mamma, sono una moglie. Ma io sto in Italia dal 2003. Sono di Castelvetrano. Però la questura rifusa di mi dare il documento. L'utenza di Castelvetrano è un'utenza principalmente di persone irregolari, quindi persone che hanno bisogno di cominciare da capo l'iter della richiesta di protezione internazionale. Provengono dall'Africa subsahariana, quindi provengono da paesi che oggi sono considerati sicuri, per cui accedere alla richiesta di protezione internazionale è molto difficile. Prima noi avevamo come soluzione la protezione speciale per le persone che si erano integrate in Italia, soprattutto le persone di Castelvetrano che vivono da molto tempo lì, che nel frattempo hanno creato una famiglia, hanno stipulato contratti di lavoro, contratti di casa, riuscivano ad ottenere il permesso di soggiorno grazie a questa protezione speciale, che però è stata depotenziata col decreto Cutro, per cui oggi il fatto di avere una famiglia, di avere una buona integrazione in Italia non è più elemento essenziale per ottenere la protezione speciale. Io lavorare, quanto mi chiama per fare pulizia di casa, quanto qualcuno mi chiama, 3 giorni di lavoro. Anche mio marito ce l'ha questo problema di cambiare. Se loro non cambiano, io dove devo andare dopo di 20 anni in Italia? Pure il bambino, se io ce l'ho documento in Italia, mia figlia ce l'ho documento, se io non ce l'ho documento, mia figlia non ce l'ho documento. Quando io vieni in Italia nel 2003, fino adesso io ce l'ho in residenza. Sempre. Quindi lui ha lasciato il Bangladesh nel 2023, quanto ha pagato? Sì, abbiamo pagato tutto dentro la 5.000 euro. 5.000 euro? Cioè, ragazzo Bangla qui. E noi controllo come è venuto qui, ha detto, tengo dei flussi, loro qualcuno pagano 7-8 mila euro, 12 mila euro, la flussi pagano 12-15 mila euro. Ogni settimana, mercoledì, vieni 6-7 ragazzo, tengo dei flussi, dottore lavoro non c'è. Che ti raccontano appunto sul fatto che non c'è il datore di lavoro? Quando è entrando in Italia, qualcuno non ci sta più, anche il dottore di lavoro. Qualcuno dice vai a fare futura. Vai a fare futura vanno. Hai detto la mandano PEC o trovo un avvocato. Il dottore di lavoro non ci sta. Poi mandano PEC la custora. Da 6-7 mesi non rispondi. E perciò quello che viene dal centro sociale, noi aiutando la direttore flussi, mandano la richiesta di protezione internazionale. Quando avviene qua, veramente troppo, troppo difficile loro. Lavoro senza documento. Moltissimi datori di lavoro, pur volendo assumere gli stranieri, non riescono a farlo per vari problemi. Uno dei problemi maggiori sono i tempi molto lunghi delle questure. Una domanda di protezione speciale dovrebbe essere giudicata in 30 giorni. Ad oggi siamo a un anno, quindi le persone restano con questo cedolino che per legge vale come un permesso di soggiorno, ma per molti, insomma, i datori di lavoro hanno difficoltà ad assumere le persone. Se non trova lavoro buono, se non può rinnovare il permesso di soggiorno, tu stai senza un documento, si muoiono. Se qualcuno sta in Italia, 20 anni, 25 anni, non ce l'hai il documento, che fai? Tu non puoi andare avanti, tu non puoi andare dietro, si muoiono.
e ci occupiamo di una platea che abita in questi territori ormai, diciamo, una platea stabile, nel senso che le persone che vengono prevalentemente da noi non hanno più l'esigenza di nuove domande di asilo politico o di trovare un nuovo permesso di soggiorno, ma quello di mantenerlo. Con l'ultimo decreto Cutro e con l'ultima circolare dell'APS stiamo praticamente rivivendo quello che era accaduto con i decreti di sicurezza, che c'è una circolare che noi ovviamente stiamo combattendo sia in fase di tribunale ma anche, insomma, con vari incontri ministeriali, che dice praticamente delle cose che non hanno senso. Tutti quelli che avevano un permesso di soggiorno rilasciato ben prima dell'entrata in vigore della legge non possono convertire. Quindi abbiamo perso tantissimo tempo per questi due decreti che non hanno combattuto l'irregolarità ma l'hanno creata e hanno creato il caos lì dove invece c'era una regolarità. E abbiamo già ottenuto delle ordinanze in cui il Tribunale di Napoli, il TAR, ci dice che la circolare non può essere applicata a un permesso che era stato precedentemente rilasciato. Ma hai uscito di never do. Allora, Castelvolturno è un territorio molto complesso. Noi abbiamo scelto, dopo la chiusura dell'ex canabificio, di venire qui e di fare qui lo sportello gratuitamente, con un'assistenza legale completamente gratuita. Anche noi spesso, insomma, lavoriamo come volontari. Abbiamo deciso di essere qui perché questo comunque resta un territorio molto particolare. È un unicum in Italia perché è uno dei pochi territori in cui la popolazione straniera è pari a quella italiana, se non anche superiore. L'ex canavificio è stato un luogo soprattutto di partecipazione, dove è cresciuta la consapevolezza degli immigrati incontrandosi. Poi è successo che è intervenuta la procura stabilendo che era un posto insicuro, pertanto andava messo sotto sequestro, e da quel momento in poi il centro sociale è stato chiuso. Per tanti anni abbiamo, diciamo, aperto una vertenza con la Regione Campania affinché quello spazio potesse essere messo in sicurezza, perché non lo potevamo fare completamente in maniera privata, pur avendo ottenuto un comodato d'uso gratuito. Alle nostre spalle c'è l'ex Onmi, stiamo aspettando che la Regione Campania destini i fondi per la messa in sicurezza di questo spazio al Comune di Caserta, e questo è uno spazio che dedicheremo a Mamadou Sy, che è stato un costruttore di pace. Per anni e anni ha sofferto la mancanza del permesso di soggiorno, ma che contemporaneamente è riuscito, con la sua attività, con la sua partecipazione, col suo impegno, a mettere insieme tanti cittadini italiani e stranieri per cercare di cambiare le cose. Qui abbiamo un patto di collaborazione che il cui capofila è il centro sociale ex canapificio, ma è con 30 associazioni. Sarà un posto che deve continuare a vivere come un bene comune, ma sostanzialmente, tra i rimpalli istituzionali che durano da 3 anni tra la Regione e il Comune, noi siamo ancora senza sede, per cui, soprattutto con la storia di Mamadou che è entrata nel film di Io Capitano di Matteo Garrone, Mamadou ha spesso ricordato che oggi, se lui fosse arrivato a Caserta rispetto a quando è arrivato qui nel 2009, non avrebbe trovato l'ex canapificio una casa, non avrebbe trovato materialmente accoglienza, perché non abbiamo più un progetto di accoglienza SAI a Caserta, e quindi la sua storia sarebbe stata totalmente diversa. Tutti, come sapete, la città di Caserta è protagonista del film Io Capitano. Domenica 10 marzo ci sarà la premiazione degli Oscar. Io sarò a Hollywood, ma il mio cuore sarà a Caserta con voi. Quindi oggi, come dire, è un assurdo che Caserta è in qualche modo agli Oscar, ma Caserta manca proprio dei due perni fondamentali che secondo noi dovrebbe far diventare questa città una vera città da Oscar, cioè uno spazio sociale che va urgentemente riaperto, perché ormai l'ex canapificio è chiuso da ben 5 anni, e l'accoglienza che non c'è più. È questo che porremo con forza nei prossimi tempi, e attendiamo una risposta perché non abbiamo più tempo.